Buongiorno. Buongiorno Federico, siamo pronti? Oggi mi trovo qui dal mio amico Andy, che ormai conoscete sicuramente. Ciao, forse Federico. Vi ricordate la sua M2, quella verde cromata, che era sicuramente più bella la mia. Sì, concordo. E ha aperto questo posto che si chiama? Crystal Garage, dove facciamo carrozzeria, gomme, meccanica, pellicole, un po' di tutto per la macchina. E oggi, dopo mesi, secoli, millenni, abbiamo deciso di rivrappare la mia M2. Verde? La facciamo con la mia? No. E prima di svelarvi il colore, vi dico pure che oggi vedrete una cosa che non vedrete mai, mai su YouTube Italia. Federico, che cercherà di wrapparsi la macchina. Chi mi conosce sa che io non ho manualità. Quindi insieme al mio amico Andy lo faremo insieme. Ci proviamo almeno. E dopo il mio giallo, che sicuramente ricorderete, abbiamo deciso di farla gialla. Però a differenza di prima non è più lucido, ma è opaco. Secondo me viene un effetto un po' diverso. Ora proviamo, anzi ora provi tu Federico, non proviamo noi. Quindi oggi vedrete un pilota che cercherà di wrappare un'auto, anche da qua, vedete? Quindi vedrete tutto. Prima cosa da fare? Cominciare a disassemblare la macchina, togliere tutto. Faccio io? No. Comunque scherzi a parte, è un lavoro che ammiro tantissimo, perché è una cosa che io non so fare. Non so neanche attaccare una figurina. E quindi vedere gente che sa lavorare, attaccare le pellicole in maniera maniacale, tanta stima. Fammi vedere un po' aperta che effetto fa. Bella, molto bella. Finché poi non la vedo finita non capirò. Adesso la facciamo tutta insieme, no? Guardate anche che bello questo colore qua, che dovreste conoscerlo. Posso spoilerare? Spoilera pure. Gordon, il grande Gordon Real. Magicamente la porta si smonta con il mio grossissimo aiuto. Scusa, me la riporti? Non l'hai capita. Riporti. Quindi, prima cosa da fare? Tagliamo via la pellicola. Seconda cosa da fare? Se no, buttiamo via troppo materiale. Lo posso fare io, che è l'unica cosa che potrei fare decentemente. Eh? Taglia dritto in giù. È già lì. Pulisco? Pulisci tu, bravo. Okay. Sì. C'è un po' di grasso, vogliamo pulirlo con... Prendi la scatolina. Ah, la scatolina è utile allora. La scatolina è molto utile. E pongo, Federico, e pongo. Giochiamo. Quindi, okay. Bagni col pongo. È fatto apposta per togliere le impurità, diciamo, sulla macchina. Prego, Federico. Penso che sia il miglior lavoro fatto al mondo fino a oggi, quello che sto facendo io. Quindi, riassunto di tutto, che non è che basta prendere la pellicola e attaccarla su come viene. Tanta preparazione, in alcuni casi va anche lucidata la macchina. Questo per dire che i lavori fatti bene fanno la differenza e che non tutti sono in grado di applicare una pellicola nel modo giusto, tipo me. Ci siamo? Vai. Prendi il rotolo da sotto, io tiro, tu tieni. Vai, tirala tutta uniforme ora. Tolgo? Tolghi. Tiro? Vieni. Ci sei in posizione? Io sì. Tira. È abbondante. Tiro molto? Tira non troppo, ma abbastanza. Non si rompe? Non si rompe. Ci siamo? Perché la parte più difficile non è tanto questa, ma la parte difficile sono tutti gli angoli poi. Esatto. Spatola. Spatola. Indritto in qua. E la pellicola va su. Che bello. Ok, guanti. Ti facciamo fare la maniglia. Fede, ora io scaldo. La scaldo, vai giù e poi fai laterale. Ad avvicinarti un po', a far portare tutta la bolla di qua. Molto bella questa cosa. Questa è una figata. Fino in fondo. Quindi direi, dopo un grande lavoro perfetto che ho appena finito da solo, come avete visto, il prossimo step lo farà lui. No, io sono venuto per fare altre cose, non per provare a wrappare la tua macchina. Il paraurti è tuo. C'è la parte più difficile, ovviamente. Anzi, non so cosa farai, ma fare qualcosa. Ok, vabbè, proviamo, dai, vediamo anche questa esperienza. Allora, meglio di me non farai mai. Che te l'ha detto? Che ne sai? Ci vuole ben poco. Sembra facile.
no, non è facile. Sembra. Anzi. Perché adesso ti rivivi tutti i miei problemi di prima. Madonna. Mi piace questa cosa che uno lavora. Se due guardano. Bravo. Infatti è l'una, dovremmo anche andare. Pausa pranzo. La spatolina. Sai che ti vedo, ti vedo bene? Dici? Però ti vedrei meglio con la parrucca. Facciamo il sexy carawash quando l'hai finita, scusami allora. Guanto? Guanto. Guanto. Ah, devo toglierla sotto la pellicola. Guanto? Guanto? Ti stai nervosendo, ma sarà da qualche parte. Vabbè ragazzi, questo video finisce qui. Per altre pellicole a metà, contattateci. È il guanto. Bastava chiedere. Voilà. Ci vediamo tra 3 giorni, dopo che finirai la dopo sua. La mia, vero? Sì. Quindi tra 3 giorni ci rivediamo qua. Nel mentre mi sono fatto anche un giorno di mare e adesso non vedo l'ora di vederla finita. Ri, buongiorno. Buongiorno. È pronta? Pronta. Allora, dimmi sinceramente, bella o no? Bellissima. Il colore l'ho visto, ma non l'ho vista finita. Andiamo a vederla. Eccola. Ammettere che è veramente bella. Te perché detto, è lo stesso, è simile al giallo di prima, ma questo opaco qua la rende completamente diversa. Qualche effettino in più. Ti piace? Allora, abbiamo fatto un paio di dettagli neri lucidi per rendere un po' più aggressivo il muso, che già è aggressivo di suo. Ho messo degli adesivi finto carbonio sullo stemma, verniciato in nero lucido le bocchette laterali e messo quel giallino sopra per rendere un po' più sportivo il tutto, diciamo. Spoiler verniciato e spoiler del paraurti verniciato in nero lucido. Visto che Federico Leo la macchina bianca non la può vedere, gli abbiamo fatto anche gli interni. Molto molto belli, sembra praticamente verniciata. Guardate che bello. Bravo Andy. Grazie Federico. E siccome non la sto ritirando ora, ti chiedo l'ultima cosa da fare. Il bordino giallo del cerchio. Cosa ne dite? Detto questo, l'M2 gialla è tornata, la vedrete in giro. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti. Vi lascio tutti i link di Andy, di Crystal Garage, perché adesso verrà qua una figata. Ci proviamo noi. Ci vediamo al prossimo video. Ciao. Ciao, ciao. Una piccolissima anteprima di questo nuovo posto, Crystal Garage. Qua c'è la carrozzeria, come avete già visto. E poi questa location che diventerà, penso, stupenda. Dove wrapperanno il tutto, ci sono tutti gli uffici e poi vabbè, tenetevi aggiornati. Ciao!